troviamo presso un impianto di cogenerazione a biogas alimentato da reflui zootecnici e biomassa vegetale. Di seguito vedremo quali sono le parti principali che compongono la sezione cogenerativa. C'è una prima fase di trattamento del biogas, quindi un filtro che serve per trattenere le impurità principali che possono provenire dalla miscela, un chiller che serve per abbassare la temperatura del biogas che esce dal digestore e per deumidificare questa miscela, e da una soffiante che serve per portare la pressione idonea per l'alimentazione del motore. La parte di desolforazione viene fatta solitamente a monte, insufflando ossigeno all'interno del gasometro, oppure mediante sistemi esterni tramite torri di desolforazione oppure filtri carbonio attivi. La parte relativa al motore endotermico a ciclo 8, questo che vedete alle mie spalle ha una potenza di 1 megawatt elettrico, produce oltre a energia elettrica anche energia termica. L'energia termica viene recuperata dal circuito del radiatore dell'olio e dal primo stadio intercooler, perché sono motori turbocompressi. Il secondo stadio intercooler, di solito una miscela rende disponibile acqua a 40 gradi, solitamente viene dissipata in continuo. Dal circuito motore si ottiene acqua calda all'incirca di 90 gradi, che serve per mantenere il digestore in temperatura, ed in parte si può anche utilizzare per alimentare, per riscaldare le stalle o la cascina e via dicendo. I fumi dei gas di scarico del motore contengono altra energia termica che, mediante l'inserimento di uno scambiatore a tumi di fumo, può essere recuperata producendo un ulteriore quantitativo di acqua calda per fare per esempio opere di teleriscaldamento, oppure è possibile produrre vapore oppure olio diatermico per eventuali processi di essiccazione. Sul tetto del container solitamente viene montato il dissipatore di emergenza, in modo che se l'acqua dovesse tornare troppo calda perché non viene completamente recuperata, questa va in dissipazione per arrivare con temperatura idonea al circuito motore. C'è poi il camino dei fumi del gas di scarico. Altro componente importante è l'alternatore, che produce energia elettrica in bassa tensione a 400 volt, che poi viene portata in media tensione, in questo caso a 15 kV, e viene portata poi in una cabina di media tensione, che è la cabina che poi mette in parallelo l'impianto con la rete nazionale. L'impianto produce circa 1 megawatt, e quello che viene incentivato è quello che rimane al netto degli autoconsumi di centrale. Altra parte importante dell'impianto è il sistema di supervisione, perché questi impianti sono supervisionati da remoto, quindi un sistema dal quale è possibile tenere sotto controllo tutti quelli che sono i parametri importanti per il buon funzionamento di un impianto di questo tipo. Altri componenti sono lo skid olio, due serbatoi che servono per fare il ricambio dell'olio lubrificante per le manutenzioni normali del motore, e la torcia di sicurezza che viene azionata in caso di manutenzione del motore o di eventuali rotture.